Perché è importante controllare gli equilibri di cassa? Gli equilibri di cassa sono una parte essenziale dell'attività della nostra azienda. Il codice della crisi d'impresa, peraltro, ci impone di avere degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. E il tenere sotto controllo la cassa fa parte di una di queste attività. Ma a prescindere da quello che è il controllo e il codice della crisi d'impresa, è ovvio che tenere sotto controllo quelli che sono i flussi di cassa in entrate e in uscite aiuta l'imprenditore ad evitare eventuali stati di crisi o peggio di insolvenza e a garantire la continuità dell'impresa. Un budget di tesoreria, come si costruisce? Ci sono dei software bellissimi che ci possono dare una mano per la costruzione di un budget di tesoreria, però magari ci sono delle microimprese che non hanno nemmeno le risorse finanziarie e nemmeno anche le competenze per poter utilizzare questi software. Quindi, il budget di tesoreria, come abbiamo detto, analizza i flussi di cassa in entrata e in uscita. Può essere relativo al breve periodo, quindi analizzare le fatture dei fornitori, quando le devo pagare, le bollette e quant'altro, oppure di un periodo un po' più lungo e contenere anche, per esempio, quelle che sono le previsioni di investimenti o restituzioni di finanziamenti e quant'altro. Ecco, come può fare un piccolo imprenditore? Ma già lo fa in maniera magari non formalizzata attraverso uno scadenziario, dove si tiene conto di quelle che sono a determinate scadenze le somme che devono essere versate. Ecco, oppure basta anche tenersi un foglio Excel dove fare una previsione di quelle che saranno le entrate e le uscite nel periodo preso in considerazione. Ecco, tutto questo andrebbe confrontato poi con quello che è l'effettivo flusso finanziario, come attraverso il rendiconto finanziario, dove si analizza per un dato periodo e si fa la fotografia di quelle che sono state le entrate e le uscite finanziarie in quel dato periodo. Confrontandolo con le previsioni che avevamo fatto, si possono vedere quali sono gli scostamenti e quindi adeguare il nuovo budget di tesoreria a delle valutazioni che sono migliori proprio perché derivanti da un raffronto con quella che è stata effettivamente la realtà.